Buongiorno, ben ritrovati e buona salute a tutti. In questa video lezione vi parlo degli alimenti ricchi di vitamina D e dei potenziali benefici del sole e degli integratori ricchi di questa vitamina. Come sappiamo, la vitamina D è importante per assorbire il calcio alimentare nell'intestino. Di conseguenza, la vitamina D è importante per mantenere ossa sane e forti, prevenendo il rachitismo nei bambini, l'osteomalacia negli adulti e l'osteoporosi nell'anziano. Oltre a queste funzioni, la vitamina D è importante ad esempio per la salute del sistema immunitario, del cuore e dei vasi sanguigni e per il controllo del peso e della glicemia. In effetti, almeno 1000 diversi geni che governano praticamente ogni tessuto del nostro corpo sono regolati dalla vitamina D. Sfortunatamente questa vitamina si trova soltanto in pochi alimenti, in particolare in alcuni pesci grassi e negli oli di fegato di pesci, nelle uova di galline, soprattutto nel tuorlo, specialmente se nutrite con vitamina D, e nei funghi che vengono coltivati alla luce solare o ai raggi UV. In natura esistono diverse forme di vitamina D e negli alimenti possiamo trovare la vitamina D3 o colecalciferolo, che è presente nei cibi di origine animale, quindi nel pesce, nel fegato, nel tuorlo d'uovo, nel burro e nella maggior parte degli integratori. Ma possiamo anche trovare la vitamina D2 o ergocalciferolo, che invece è presente negli alimenti di origine vegetale e come i funghi e in alcuni alimenti fortificati o integratori alimentari o farmaci destinati ad esempio ai vegani. Detto questo, vi ricordo che sia la vitamina D3 introdotta attraverso gli alimenti di origine animale o sintetizzata nella cute in seguito all'esposizione solare, che la vitamina D2 presente negli alimenti di origine vegetale vengono attivate e convertite dal fegato in 25 idrossi vitamina D, che poi necessita di un'ulteriore attivazione a livello renale per trasformarsi in calcitriolo, che rappresenta la forma metabolicamente attiva di questa vitamina. Prima di analizzare nel dettaglio gli alimenti più ricchi di vitamina D, è opportuno specificare qual è il suo fabbisogno quotidiano. Bene, alcuni studi stimano che gli adulti abbiano bisogno di 1500 unità internazionali di vitamina D al giorno e fino a 2300 unità internazionali negli anziani con un basso apporto di calcio. Detto questo, però, in Italia in media la dieta fornisce soltanto circa 300 unità internazionali di vitamina D al giorno. Di conseguenza, il contributo della sintesi cutanea di questa vitamina risulta fondamentale. Secondo le indicazioni statunitensi, le dosi di assunzione raccomandate per la vitamina D, quindi attraverso gli alimenti, sono pari a circa 600 unità internazionali al giorno negli adulti e 800 unità internazionali al giorno negli anziani a partire dai 71 anni. Di conseguenza, nei soggetti in cui l'esposizione al sole è scarsa o è assente, dovrebbero essere garantiti apporti di vitamina D tramite specifici integratori nell'ordine di 1200-2000 unità internazionali al giorno. Questi in particolare sono le dosi di assunzione necessarie per raggiungere ottimali livelli di vitamina D nel sangue, vedremo meglio tra poco. Ora vediamo però nello specifico quelli che sono gli alimenti più ricchi di vitamina D. A tal proposito c'è molta variabilità negli studi, quindi gli intervalli sono piuttosto ampi. Vedete in particolare che il pesce apporta mediamente, indicativamente, dai 50 ai 100 alle 100 unità internazionali di vitamina D per 100 grammi, mentre il fegato dei vari pesci ne contiene quantità decisamente superiori. Le uova di galline alimentate con mangime tradizionale contengono soltanto dalle 8 alle 16 unità internazionali di vitamina D per uovo, concentrate nel tuorlo, mentre le galline allevate all'aperto producono uova che contengono 3-4 volte più vitamina D, e utilizzando mangimi appositi arricchiti con vitamina D si può arrivare ad un contenuto di questa vitamina nel tuorlo fino alle 6000 unità internazionali. Anche i latticini sono una fonte di vitamina D, ma ne contengono molto poca. Si parla indicativamente di 100-200 unità internazionali per chilogrammo.
anche la carne ne contiene poca e sono dosaggi che vanno ad esempio da 40 alle 920 unità internazionali per chilogrammo. Come vedete c'è, come vi dicevo, c'è un'ampia variabilità che può dipendere chiaramente dalla razza dell'animale, dalle condizioni di allevamento, come ad esempio il tipo di alimentazione. I funghi invece producono vitamina D se vengono esposti alla luce ultravioletta e in tal caso possono fornire da 154 a 1100 unità internazionali per 100 grammi. Inoltre la cottura degli alimenti potrebbe ridurre leggermente il contenuto di vitamina D negli alimenti. Ma proprio perché la dieta media in Italia porta poca vitamina D, la sintesi di questa vitamina nella nostra pelle è fondamentale. Come tutti sappiamo, la nostra pelle produce vitamina D in risposta alle radiazioni ultraviolette, in particolare ai raggi UVB. Tuttavia, la capacità di sintesi è influenzata da numerosi fattori, come la stagione. Infatti, la nostra pelle non può sintetizzare vitamina D dall'autunno fondamentalmente alla primavera inoltrata, quindi soltanto nei mesi estivi riusciamo a produrre quantità importanti di questa vitamina. Dall'ora del giorno, ovviamente, la sintesi è massima dalle 10 alle 15, quindi negli orari centrali della giornata. Dalla latitudine, chiaramente massima vicino all'equatore e minima ai poli. Dall'altitudine aumenta in montagna. Dall'inquinamento atmosferico, che formando una coltre riduce l'esposizione della nostra pelle ai raggi solari. Dalla pigmentazione della pelle, che tanto più è scura tanto meno vitamina D produce a parità di esposizione solare, quindi in questo senso i soggetti con pelle chiara sono favoriti. L'uso della protezione solare, che ad esempio una crema solare con un fattore di protezione SPF 30 riduce circa del 97% la capacità di sintesi della vitamina D. La presenza di vetri o altri agenti schermanti che annullano la sintesi di questa vitamina. L'invecchiamento, che riduce la capacità di sintetizzarla, e problemi nella funzione renale ed epatica, che come abbiamo visto sono necessarie per attivare la vitamina D3 prodotta nella cute. È stato stimato che le persone con carnagione chiara, che vivono più o meno all'altezza della Basilicata, possono coprire il fabbisogno annuale di vitamina D trascorrendo circa 15 minuti al sole tra le 11 e le 15, con viso, braccia e gambe esposti, oppure metà del tempo, quindi 7-8 minuti se in costume da bagno, due o tre volte alla settimana nei mesi da maggio a ottobre. Tuttavia, soggetti con carnagione scura potrebbero avere e gli anziani potrebbero aver bisogno di periodi di esposizione più lunga. A questo punto potremmo quindi chiedersi se sia opportuno o meno integrare la vitamina D tramite specifici farmaci o integratori. Per rispondere a questa domanda, innanzitutto dobbiamo capire quanto è comune la carenza di questa vitamina. Bene, si stima che alla fine dell'inverno la quasi totalità degli anziani abbia una carenza o perlomeno un'insufficienza di vitamina D. Secondo uno studio su 608 donne italiane giovani e sane, il 30% era carente di questa vitamina. Mentre negli anziani di età superiore a 65 anni una carenza conclamata si avrebbe tra in circa il 30% delle donne e il 15% degli uomini, mentre una carenza più lieve, quindi un'insufficienza, coinvolgerebbe il 75% delle donne e circa il 51% degli uomini. Per capire se siamo carenti di vitamina D basta un semplice esame del sangue per il dosaggio della 25OH vitamina D, la 25 idrossi vitamina D che, come abbiamo visto, è prodotta dal fegato. In base ai valori misurati possiamo stabilire, secondo gli intervalli riportati in tabella, se siamo carenti, insufficienti o se abbiamo valori adeguati od ottimali di vitamina D. La carenza di vitamina D conclamata è fortunatamente estremamente rara in Italia, perché è associata a rachitismo, stomalacia, quindi a gravissimi problemi ossei. Invece, come abbiamo visto, è molto più comune l'insufficienza o l'inadeguatezza. In questo caso i livelli non sono così bassi da causare problemi così gravi alle ossa, ma sono comunque considerati inadeguati per l'ottimale salute delle ossa e, viste le molteplici funzioni della vitamina D, anche per la salute generale dell'organismo.
poi abbiamo dei valori adeguati, normali, e poi abbiamo anche dei valori considerati ottimali che verosimilmente sono associati a minori rischi di esiti avversi per la salute, comprese malattie cardiovascolari, tumori e malattie autoimmune. Tuttavia, quelli che sono i reali valori ottimali per proteggere la nostra salute sono ancora controversi e in attesa di definizione. Bene, una carenza e un'insufficienza di vitamina D, come abbiamo visto, si associano non solo a problemi ossei, ma anche ad uno stato di salute non ottimale. Infatti, gli studi hanno osservato un'associazione tra bassi valori di vitamina D nel sangue e un aumentato rischio di mortalità, di infezioni del tratto respiratorio, quindi raffreddore, influenza, polmoniti, incluse le ospedalizzazioni e gli esiti infausti per i malati di Covid-19, cancro, in particolare al colon, alla prostata e al seno, malattie cardiovascolari, affaticamento cronico, dolore muscolare alle ossa e alla bassa schiena, umore basso e depressione, bassa densità minerale ossea, alopecia areata, quindi una perdita di capelli di origine autoimmune, diabete, parodontite, preeclampsia, quindi ipertensione in gravidanza, asma, altre malattie autoimmuni, infertilità e rallentata guarigione delle ferite. Detto questo, bisogna comunque considerare che si tratta semplicemente di associazioni. Questo significa che è vero che bassi livelli di vitamina D si associano ad un aumentato rischio di quelle malattie, però non è detto che ne rappresentino un fattore causale. In effetti, come per il basso colesterolo HDL, la vitamina D potrebbe essere un semplice marker di un cattivo stato di salute, quindi un termometro, una spia e non la causa diretta. Di conseguenza, se non è la causa, integrare con specifici integratori potrebbe sì aumentare i livelli di vitamina D portandoli ai livelli ottimali, però non potrebbe non tradursi in un effettivo miglioramento della nostra salute. In generale, comunque, per raggiungere livelli ottimali di vitamina D nel sangue è stato stimato che sia necessario assumere circa 1000 unità, almeno 1000 unità al giorno di vitamina D. Questo apporto consentirebbe a circa il 50% delle persone di raggiungere un livello ottimale di 25 idrossivitamina D nel sangue, mentre con una dose sempre di integratori di 2000 unità al giorno, quasi tutte le persone riuscirebbero a raggiungere questi livelli ottimali. Ecco, detto questo, comunque, come vi ho detto, non è stato dimostrato che l'integrazione di vitamina D possa migliorare, prevenire o ridurre il rischio di sviluppare queste malattie, soprattutto quando manca una carenza specifica. Quindi, nei soggetti insufficienti o carenti, i benefici potrebbero essere più evidenti, ma se manca una carenza o un'insufficienza, è molto probabile che non si possano ottenere benefici significativi per la nostra salute. Un altro fattore molto importante da tenere a mente è che molti dei benefici della vitamina D potrebbero in realtà derivare dall'esposizione solare. Ad esempio, secondo un ampio studio osservazionale, il tasso di mortalità tra coloro che evitano l'esposizione solare sarebbe circa 2 volte più alto rispetto al gruppo con la maggiore esposizione solare. A tal proposito, ci tengo a farvi vedere questa tabella, nella quale vediamo sulla sinistra i rischi del sole cosiddetto eccessivo e scottante, confrontati con i benefici del sole non scottante sulla destra. Quindi, se noi ci esponiamo al sole in maniera eccessiva, al punto da provocare ustioni, scottature, arrossamenti, aumentiamo il rischio di arrossamenti, appunto, chiaramente scottature, come appena detto, ma di invecchiamento cutaneo, quindi di photoaging, di colpi di calore, di lesioni oculari e, come risaputo, di cancro della pelle. Quello che però molte persone ignorano è che se noi ci esponiamo al sole in maniera adeguata e non scottante, il rischio di melanoma in realtà lo riduciamo, così come il rischio di almeno altri 13 tipi di cancro. Inoltre, un'esposizione solare adeguata e non scottante riduce la mortalità per tutte le cause, aumenta, come abbiamo ormai spiegato, la sintesi di vitamina D, riduce il rischio di diabete di tipo 1, che è una forma autoimmune, che di tipo 2, perché la vitamina D aiuta il metabolismo dell'insulina, protegge anche dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie neurodegenerative, riduce il rischio di malattie autoimmuni, migliora l'umore, la salute delle ossa e previene l'osteoporosi, previene la carie dentale e migliora l'efficienza del sistema immunitario.
Bene, con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi ricordo che le informazioni contenute nel video hanno finalità puramente informative. Questo significa che non intendono e non devono sostituirsi ai consigli e ai pareri del medico curante. Se il video vi è piaciuto vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video pubblicati. Ulteriori informazioni sulla vitamina D sono disponibili nei miei articoli pubblicati per i siti prezzisalute.com e magazine.x115.it. Riguardo quest'ultimo, se avete il piacere di provare i cosmetici e gli integratori a marchio X115 come il prodotto Vitamina C Suprema, che è un prodotto ad azione tonico-energetica, antistanchezza e per il sostegno immunitario che contiene anche vitamina D, vi ricordo che potete inserire nel carrello il codice G83 per ottenere subito uno sconto del 10% sul primo acquisto. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi saluto con il mio migliore augurio di buona vita, buona felicità e buona salute a tutti.